Silenziamente sorge spontanea una riflessione che ho fatto anche in commissione qualche giorno fa, ovvero io ricordo benissimo che il 31 dicembre del 2014 il sindaco Marino strombazzò su tutti i giornali e 4:20 il fatto che finalmente per la prima volta il bilancio di Roma Capitale era pronto al 31 dicembre. Ma allora delle due una, o il bilancio non era pronto al 31 dicembre perché il piano finanziario di Ama, che sappiamo essere un documento fondamentale che deve essere d'obbligo propedeutico a ogni delibera del bilancio, non era pronto, possa costare tanto di meno, oppure
neanche Ninetta, quando invece qua era il tanto di ci dice tutt'altro. Perché prendere i cittadini? Io penso che i cittadini siano stanchi di essere presi in giro, prima o poi se ne accorgeranno e magari chiederanno a gran voce le dimissioni di una classe politica che negli ultimi 20 e 30 anni ha portato questo paese in bancarotta. Se magari fossimo arrivati anche ad un'informazione all'altezza di tutto questo, allora sì, il quadro sarebbe completo. Però poi va ricordato che quando escono le varie classifiche sulla libertà di informazione dei paesi, l'Italia si trova sempre in posizioni molto inferiori rispetto ai paesi cosiddetti, tra virgolette, occidentali. Abbiamo sempre classificati come un paese parzialmente libero. E devo dire che in questi due anni in cui, diciamo così, sono dentro la cosa pubblica, ne ho la prova più forte. Detto questo, quindi, su questo aspetto, su questo annuncio che poi non è stato mantenuto per lo spazzamento delle strade, colleghi, un aspetto molto importante. Io lo dico sempre, lo dico anche ancora una volta, anche la percorsa, pochi minuti fa, proprio qui nel Campidoglio, chi è nei nostri uffici di via delle Vergini, al Campidoglio, la piccola via tra via 4 si capisce bene attualmente che cuore di coca
dove di risulta ci sono ancora dirigenti rinviati a giudizio per pallone. Quindi, cari colleghi, anche voi che sedete tra i banchi della maggioranza, ricordatevi che questa maggioranza in realtà sta mettendo in atto gli stessi meccanismi della precedente amministrazione, da tutti tacciata come la peggiore amministrazione della storia di Roma e quant'altro. Vorrei cogliere anche l'occasione per leggere alcuni passaggi di una segnalazione che mi è arrivata sempre da alcuni lavoratori AMA, che ci spiegano appunto come mai il servizio sia così scadente, ma soprattutto ci fanno capire che la politica dell'amministratore delegato, di questa giunta, di prendersela sempre con i lavoratori che stanno, diciamo così, alla base della gerarchia operativa di tutti coloro che escono in strada, in realtà nasconde ben altro. Quindi dire, ripetere ad oltranza questo mantra per cui è colpa dei lavoratori che non vanno al lavoro, e qualcosa che, per carità, magari ci sarà sicuramente, lo metto in dubbio, ma additare questo come l'unica causa per cui il servizio di gestione dei rifiuti a Roma non funziona è abbastanza grave, perché anche così come altri tanti dirigenti potrebbero far funzionare le cose e magari talvolta non lo fanno. Dicevo, in questa lettera di cui vado a percorrere due passaggi, uno secondo me è importante. Ogni giorno notte il 50% del personale predisposto per i giri di raccolta rimane in acqua rimessa, e altrettanto dicasi per il personale dislocato sul territorio delle varie zone di competenza. Solo grazie all'impegno e alla professionalità del personale si riesce a mettere su strada quotidianamente la metà. Questo passaggio è importante. Per cui questa città ordinaria diventa sempre straordinaria con tutte le conseguenze.
tempo ristretto di Roma Ciescia. Sabato c'è stata un'importante manifestazione, devo dire che tanti cittadini non si era mai visto quel quadrante, questo mi ha fatto piacere, perché vuol dire che finalmente le persone si stanno mettendo insieme, si stanno organizzando per combattere per un fine comune. È un aspetto molto importante. Io sul tema sto per portare un'interrogazione, penso poi un'interrogazione all'assessore, ma le tante che sono scritto con le cose quasi quotidianamente, per chiedere alcuni aspetti fondamentali su questa vicenda che ho descritto. Mi fa piacere che l'assessore Marino sia arrivato proprio adesso, così mi anticipo le domande e mi farò arrivare per iscritto. Sulla vicenda del ristretto ci sono ancora più ombre che luci. Il tema del biodigestore, ad esempio. Questo biodigestore, tra l'altro, nella relazione che c'è stata avanzata in commissione, prima viene menzionato, poi non viene menzionato. La relazione, che vorrei ricordare, è stata fatta da una società di consulenza. Anche qui non capisco perché ha. La situazione finanziaria in cui si trova ancora faccia le relazioni in maniera esterna, non le faccia direttamente, perché non voglio credere che sotto quella dipendenti abbia le risorse per poter fare in maniera interna una relazione sui temi che segue quotidianamente. Da questo punto di vista devo dire che è stata più brava, perché il piano industriale l'ha redatto interna insieme anche al personale di Roma Servizi della comunità. Quindi diciamo che questa relazione che non ha scritto neanche Ama, e che nonostante questo, quindi nonostante l'immagine sia stata pagata ma è anche poco chiara, questo biodigestore prima viene menzionato, poi non viene menzionato. Prima si dice a novembre del 2015 cosa è una piena del biodigestore, però poi quando si legge non si capisce questo biodigestore dove debba sorgere. Oltre a questo, le domande che pongo, che vorrei porre all'attenzione dell'Aula, sono molto importanti. Questo biodigestore produrrà metano ad essere messo direttamente in rete, o produrrà metano anche con l'energia elettrica? Qualche volta mi è stato detto che questo biodigestore servirà per qualcosa qui sì.
perché la nostra sua arma, perché il piano finanziario è l'unico documento che è comunque un documento di programmazione annuale, mentre su temi come quello di difesa sarebbe importante anche avere dei documenti di programmazione pluriennale. Dicevo, questo piano finanziario di arma e il fatto che poi sia ancorato al bilancio lo rende quasi un pezzo di carta un po' poco. Per 3 anni questo emendamento è stato bocciato. Purtroppo non ho neanche un caso.
condividere queste scelte con gli stessi cittadini. Ricordo che sono già stato bocciato, adesso avete in maggioranza l'occasione di pensarci e di non farlo. Grazie. Voglio ritornare anche un secondo sul discorso del compostaggio menzionato prima da qualche collega. Noi siamo assolutamente a favore della gestione del Yes, you got it.